Terzo consiglio metropolitano aperto per discutere del futuro dell'aeroporto. Ma ancora una volta la SACAL non si presenta e insieme alla società di gestione risulta assente anche il governo regionale. Il dibattito così diventa fine a se stesso, come sottolineato anche dai parlamentari regini appena eletti, e cioè Federica Dieni, Maria Tripodi e Marco Siclari. Il fatto della mancanza di SACAL oggi qui è una cosa veramente grave ed è una cosa che non può continuare nel tempo a procrastinarsi. Io ho chiesto al sindaco di mandare una lettera ufficiale per invitarli, per riferire a tutta l'area cittadini dell'area metropolitana quali sono veramente i loro obiettivi. E se non intervengono, se non riferiscono entro il tempo che gli indicheremo, significa che saremo costretti a intervenire anche politicamente, anche magari con un nuovo ministro. Evidente la delusione dell'amministrazione metropolitana, come si capisce dalle parole del vice sindaco Riccardo Mauro. La D di Sacal è arrivata una PEC con la quale informava la sua impossibilità ad essere presente. Per quanto riguarda gli altri, ognuno farà le sue considerazioni. Ribadisco sicuramente, essendo la materia sul trasporto è una materia regionale, sicuramente non avere gli interlocutori non è sicuramente qualcosa che fa piacere né a noi né alla città. Riccardo Tripepi per la CNews 24.